Benvenuti al corso di recupero dati. Nella lezione di oggi vedremo Challenger Rocket funzionare in modalità fisica. La modalità fisica è una speciale modalità che può essere abilitata durante il processo di lettura per inviare comandi fisici al drive senza passare per l'interazione del sistema operativo. Il test di oggi verrà eseguito su un Seagate Barracuda, un ST2000. Per poter funzionare il Physical Mode non ha alcun tipo di requisito, è sufficiente collegare l'hard disk alla scheda madre alla connessione SATA. Bene, colleghiamo il drive Seagate alle porte SATA del computer e naturalmente l'alimentazione. Possiamo utilizzare qualsiasi delle porte SATA disponibili sulla nostra scheda madre. E lanciamo Challenger Rocket. Prima di tutto andremo a inibire il daemon di riconoscimento hardware. Quindi cliccheremo su Stop UDEV. E infine andremo a eseguire uno scan bus, quindi scan disk devices. Cliccheremo sul pulsante Open Device e noteremo che c'è il DVD di start di Challenger Rocket e il Seagate appena collegato. Dal menu Applicazioni apriamo il terminale Mate Terminal e digitiamo IOSTAT. Queste sono le statistiche di lettura kernel del drive in oggetto, in questo caso SDA. Premiamo Play e in questo caso il Seagate sta in lettura in modalità POSIX, quindi direttamente dal sistema operativo. Di nuovo IOSTAT e abbiamo visto che il valore è cambiato, quindi il sistema operativo si sta collegando e sta leggendo il Seagate. Dal tab Reading delle opzioni selezioniamo Physical Mode. Premiamo Play. E in questo caso Rocket invierà comandi diretti all'hard disk senza passare per il sistema operativo. Premiamo Stop. Apriamo il terminale di IOSTAT e verifichiamo che non c'è stato alcun comando, diciamo, di lettura transitato per il sistema operativo. Opzioni, Reading, DMA Protocol. Quindi utilizziamo il Bus Master. È possibile vedere la differenza di performance tra la lettura di tipo sistema operativo e la lettura DMA di Challenger Rocket. È possibile eseguire lo switch di modalità di protocollo in real time. In questo caso ritorniamo alla lettura POSIX. Come vedete, il processo di lettura non ha avuto alcuna interruzione. Options, Reading e Physical Mode. È importante sottolineare che la modalità di lettura fisica è estremamente utile quando ci troviamo di fronte a hard drive danneggiati. La lettura fisica ovviamente non consentirà al sistema operativo di utilizzare le code e quindi non andrà in blocco di fronte agli errori che dovessero essere riscontrati sulla superficie del drive. In questo caso ci siamo posizionati in modalità Physical Mode di tipo Program at I/O. In questo caso la negoziazione è di tipo PO4. È estremamente conservativa per la superficie del drive. Notiamo anche che nelle statistiche di lettura, il drive non ha subito alcun processo di scrittura.